considero che oggi, per esempio, l'opinione dei tedeschi che Dublino 3, il trattato che regola questo argomento, l'ha cambiato e l'accoglienza dei migranti l'ha condivisa di più a livello di Unione Europea, e il diritto di asilo non va concesso solo dal paese dove arrivano e sbarcano i migranti, ma da tutti gli altri paesi, è una cosa molto, molto importante. Posso dire che è molto importante anche la reputazione che la figura che Catania sta facendo fare alla Sicilia e a tutta l'Italia. Abbiamo apprezzamento per la generosità dei catanesi, per lo spirito di squadra che ci si è registrato, per come lavoriamo regalando un sorriso a questi poveri disperati che arrivano da noi e che noi accogliamo con grande dignità. E insieme sappiamo anche colpire duramente coloro i quali trafficano gli esseri umani che qui sono stati duramente colpiti. Si sente un po' un po' di mediatore di questa situazione, visto la presenza anche oggi del sottosegretario? Sì, Catania è diventato ormai il centro fondamentale, due esponenti del governo tedesco, un esponente del governo italiano, e un riconoscimento obiettivo insieme col fatto che fra pochi giorni a Catania avverrà Frontex, l'Agenzia Europea delle Frontiere, con un riconoscimento importante del ruolo che Catania ha avuto riguardo a questo drammatico problema.